Il governo mi dice prima che cosa intende fare con queste risorse, me lo mette nero su bianco nel dettaglio e quindi poi io dico se sono d'accordo oppure no, oppure abbiamo fatto delle proposte che stiamo mandando al governo che condivideremo con il resto del centrodestra e sottomettiamo ovviamente il nostro voto alla consapevolezza di ciò a cui servono queste risorse, altrimenti io non voto niente.